uno spazio così bello. Grazie. E prezioso. È un'ex tipografia. È stata molte cose, fra cui anche una tipografia, ma era una chiesa 1000 anni fa. L'idea di mettere insieme due artisti... Giovanni Cuoghi. È favoleggiante sentirlo parlare e questo mi ha fatto capire che poteva essere surreale quanto me. E da lì l'associazione con Marcel Zama, che è un artista altrettanto surreale, in maniera un po' più a volte cinica apparentemente, anche se in realtà non è così. L'idea invece di inserire uno spettacolo di danza all'interno della galleria nasce dall'idea di qualcosa di, non di macabro, di truce, ma qualcosa di sanguinolento da inserire nelle storie strane di Marcel Zama e nelle storie surreali di Vanni Cuoghi. Chi fa l'artista è come se abbracciasse dei voti, è una disciplina che tu hai, applichi e applichi poi alla vita, e la tua vita deve rientrare per forza all'interno dei tuoi lavori. È molto difficile dare una definizione quando le contaminazioni sono così numerose. Sì, io ho sbagliato vita molte volte, ma non ho sbagliato scelte, nel senso che alla fin fine penso di dire in maniera anche abbastanza presuntuosa di aver vissuto più vite. Tutte le volte mi innamoravo di un mestiere che facevo, che amavo, e poi dopo qualche tempo questo innamoramento svaniva, non c'era più. La cosa che mi piace e a cui sono affezionato, soprattutto a questo lavoro e agli altri due legati alle Sibille, è data dalla modalità con cui sono state concepite. Ed è una modalità mascherata, nel senso che anche in questo caso tutto sembra molto lineare, programmatico, chiaro, preciso, mentre invece in realtà le figure sono state tagliate, sono state sovrapposte, sono state cambiate di ordine. La storia si è andata manifestandosi nel farsi. C'è stato un afflato, c'è stato un inizio, ma non è progettuale il mio lavoro. Il mio lavoro è proprio un qualche cosa che si va facendo. Che dire invece di Marcel Zama? Quando Alessandro Luppi mi ha proposto questa mostra, devo dire che mi sono proprio venuti i brividi, e è un artista che io ho sempre stimato molto, insomma, e paradossalmente non ci siamo mai incontrati fisicamente. Lui racconta la parte centrale della storia, cioè non c'è l'inizio e non c'è la fine, cioè sono storie senza il cosiddetto capo e coda, però l'episodio centrale è quello da cui tu puoi derivare tanto la fine quanto l'inizio. Per quanto mi riguarda, invece, io tendo a mettere gli ingredienti della storia e tutti e due confluiamo in un unico meccanismo, che è quello dato dal fatto che è l'osservatore che poi conclude e aggiunge il significato a quello che noi abbiamo iniziato a raccontare. L'idea nasce un po' dalla sottile sintonia che si era già creata nel vedere i lavori di questi due artisti, peraltro molto diversi, anche perché uno è genovese, ha il suo background, affonda nell'arte degli anni Ottanta e in particolare filtrata attraverso gli studi sul barocco, sul Seicento, anche sul Rinascimento, mentre l'altro invece è canadese, di Winnipeg, è cresciuto in un contesto completamente differente, che è il contesto naturalistico del Canada, e poi si è trasferito a New York. Però a ben vedere, mettendoli a confronto, ci sono delle analogie, c'è un modo forse di raccontare che ha più di un punto in comune: la capacità di raccontare delle storie, anche se non sono delle storie autoconclusive, è un po' l'elemento che li accomuna, la capacità di cogliere con una sola immagine un frammento di un percorso o di un discorso più lungo, che poi spetta all'osservatore concludere. Direi che anche come ambientazioni c'è un rimando sempre al mondo della natura in entrambi, e c'è anche sottilmente la capacità di usare il linguaggio fabulistico, riempendolo però con dei contenuti che sono dissonanti e, diciamo, non sono per bambini. Altre sintonie sono quelle che danno in realtà il nome alla mostra. Masked Tales significa racconti mascherati, perché entrambi hanno questo vezzo di usare o maschere oppure delle vere e proprie maschere che coprono tutta la testa. Questo è il caso di Zama, in cui c'è un evidente
ascendenza della cultura, di certe culture tribali. Nel caso di Vanni Cuoghi i riferimenti sono molto di più al mondo del barocco da una parte, attraverso anche le architetture scenografiche, il richiamo al teatro, e poi anche sicuramente al linguaggio narrativo tipico di una sensibilità che è stata definita neofolk e che è una sensibilità di ritorno all'intimismo. Marcel Zama è riconosciuto oggi come uno degli artisti internazionali più importanti per quanto riguarda almeno l'ambito della pittura e del disegno. Inizia ad approcciarsi all'arte contemporanea e al disegno attraverso un lavoro collettivo. Poi ha iniziato un percorso solista, diciamo, e la cosa interessante è che il suo universo visivo è molto riconoscibile, prima di tutto perché usa quasi esclusivamente la carta agli inizi, e poi invece inizia a interessarsi ai balletti d'avanguardia. Ha proprio un'ossessione che deriva dalla visione dei primi balletti di Schlemmer. Dopodiché, affascinato anche da Duchamp, inizia a girare dei video dove la coreografia e la danza sono una parte fondamentale. Ballerine mascherate. Mi sembra una visione come sarà il nostro Dracula. Quando è nata l'idea di uno spettacolo di danza su Dracula? La mia passione dei libri mi ha portato ad amare Bram Stoker. Mi piace quello che ha scritto perché non è una cosa solo di gotica o solo orrorifica, ma c'è secondo me tanto amore forte, anche malato in alcuni momenti, un amore che ti prende, che ti succhia, che ti mangia, com'è l'amore? L'amore è così. Portare uno spettacolo di danza, farlo uscire da un teatro e calarsi in una galleria d'arte. Quale posto migliore? Io sono abituata appunto come direttrice del Teatro degli Angeli, che è un oratorio del 1700, sono abituata a fare arte scenica in un posto pieno che trasuda arte come è l'oratorio Santa Croce. Questo è uguale, è un posto di arte dove noi facciamo arte, quindi meglio di così.